Ehi la ciurma, io sono Mazzia Testa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Not For Broadcast, che è un titolo che ha fatto parte della Ludonarcon 2021, quindi ringrazio nuovamente Fellow Traveler per avermi considerato per la Ludonarcon di quest'anno. Cos'è Not For Broadcast? Intanto devo annunciare che al momento in cui l'ho giocato e in cui sto registrando questo video è ancora in Early Access. È un titolo sviluppato da Not Games e è azienda inglese ed è partito come un crowdfunding, è stato fondato completamente, ma è uscito in Early Access e viene sviluppato pian pianino. È un titolo molto da alcune parti simile a Orwell, ma riprende in parte il setting e alcune componenti di Papers, Please o Do Not Feed the Monkey che ho recensito l'anno scorso. In pratica, noi siamo un operatore televisivo che si occupa del notiziario del giornale di questo paese utopico, immaginario, e dobbiamo fare i cambi di scena, tagliare, censurare le parolacce, passare la pubblicità e via dicendo. Ma iniziamo a lavorare in un momento molto delicato in cui ci sono dei cambiamenti molto importanti dal livello della società, per cui ci sono problemi civili, ci sono problemi di censura, problemi di non prettamente dittatoriali, però comunque di ingerenze della politica nel sistema delle informazioni. E ci sono articoli molto scottanti con cui dovremo avere a che fare. Dobbiamo anche fare delle scelte morali, delle scelte su come schierarci, se essere effettivamente un personaggio ligio all'oggettività e alla superiorità del giornalista, per cui passando ogni cosa per quello che è. Ma fino a un certo punto, perché comunque alcune cose ci spingeranno in una direzione o in un'altra, e alcune scene non potremo del tutto tagliarle o non mostrarle agli spettatori, perché comunque noi abbiamo un'interattività limitata con quello che viene mostrato. Cosa davvero encomiabile per Not For Broadcast, e per cui davvero devo fare estremamente i complimenti al team, è il fatto che tutti gli spezzoni televisivi, anche quelli pubblicitari, le interviste, i finti telegiornali, gli sketch esterni, sono tutti video con attori veri, con sceneggiature vere, e sono fatti davvero molto molto bene. Tutti questi hanno un sottofondo di ironia, ma neanche troppo sottofondo, hanno un'ironia marcata con lo stile dei Monty Python, per cui molto surreale, molto esagerata, molto marcata, che è molto gradevole, anche se alcune volte cozza un po', perché comunque rompe un po' l'immersività della situazione drammatica, insomma, che appunto in alcuni punti può essere drammatica. Oltre a questo, devo fare davvero i complimenti perché ogni giorno, ogni puntata che noi dobbiamo andare a trasmettere ha all'interno dei mini giochi, in un certo senso, differenti. Per cui se in un giorno dobbiamo concentrarci di più sul premere spazio in concomitanza con le parolacce per censurarle, altre volte avremo delle interferenze causate da agenti esterni, per cui abbiamo da controllare a un certo punto la parte in basso a destra per riuscire a far entrare la lineetta nel puntino giusto e non farci sovrascrivere il messaggio dalle interferenze, e in base a tutte le azioni che facciamo ci sarà un aumento o una diminuzione del pubblico, e questo ci porterà ad aumentare o diminuire la qualità del programma e quindi anche aumentare o diminuire il punteggio che abbiamo alla fine della trasmissione. Ogni trasmissione è comunque mediamente lunghetta perché è di circa mezz'ora, sono tre spezzoni da 10 minuti circa con un intervallo pubblicitario nel mentre. Anche là le pubblicità sono varie, possiamo scegliere noi quali inserire e come gestire. Molto molto bello e davvero molto dettagliato in quello che hanno fatto loro come lavorazione. Altra cosa caratteristica è che alla fine di ogni notiziario possiamo tornare nell'archivio e andare a controllare quali erano i materiali, guardarli con più calma, magari se eravamo troppo presi dal tagliare, censurare, evitare le interferenze, fare tutti i minigiochi, e in più anche riguardarci magari l'ironia che è contenuta nelle pubblicità, che sono tutte una più assurda dell'altra. E
tutti questi spezzoni di notiziario sono comunque intervallati da una parte più narrativa di introspezione del personaggio, in cui ci sono delle descrizioni, dei testi con delle scelte multiple, per cui avremo da fare delle scelte per quanto riguarda la nostra famiglia, avremo da fare delle scelte per quanto riguarda come il nostro personaggio nel suo privato interagisce con lo scontro politico e civile che vive all'esterno. E questo ha invece una parte che devo dire ha un po' degli alti e bassi, perché ci sono delle situazioni che sono un pochettino più interessanti e accattivanti, altre che magari si protraggono per molte schermate in cui bisogna leggere, e diciamo che non è particolarmente avvincente in alcuni punti. Però è quello che va a cambiare molto anche appunto quali sono i finali a cui arriviamo e quali sono le situazioni che vediamo. Non è ancora finito del tutto perché al momento attuale sono usciti al 20% circa da quello che ho capito del gioco. È un gioco già molto molto corposo perché ha dei caricamenti lunghi, ha delle parti di video ad alta definizione molto grandi, per cui è un pacchetto bello massiccio e pesante. Però appunto come dicevo gli attori sono in gamba, sono delle sequenze davvero registrate molto molto bene con tante telecamere in contemporanea con gli spostamenti di camera. Dovrebbe uscire definitivamente per la fine del 2021 barra inizio 2022. Questo in realtà tutto complicato dal fatto che hanno iniziato a lavorare insomma al gioco poco prima che venisse il Covid, insomma, ci fosse questa situazione attuale. Per cui, anzi, nel frattempo hanno fatto anche un documentario gratuito che potete vedere, ma che contiene spoiler molto pesanti per quanto riguarda tutta la parte uscita attualmente di gameplay, quindi episodio 1 ed episodio 2, ed è molto carino perché appunto hanno avuto estreme difficoltà, hanno potuto lavorare un po', poi dopo sono stati interrotti, poi dopo c'è stata di nuovo la riapertura in Inghilterra, per cui hanno rifatto delle altre riprese. Qui hanno fatto un pezzo di notiziario in cui in realtà in quel mondo fittizio sono anche loro in lockdown, in una sorta di finto lockdown, in modo da sfruttare insomma delle riprese un po' più da remoto. E quindi davvero complimenti a loro per quello che sono riusciti a portare avanti con queste situazioni complicate, perché buona parte del gioco insomma sono le parti teatrali, le parti recitate loro. Detto questo, io concludo la recensione che è durata già abbastanza, vi invito a provarlo, il gioco appunto adesso non è perfetto, non è completo, la storia non si finisce e ci sono alcune cose che devono ancora sistemare, è già un buon punto d'inizio, di sicuro ci tornerò, di sicuro lo proverò quando usciranno le altre parti, vi consiglio di darci un'occhiata. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate anche voi e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata!